Hi everybody, today we'll talk about the main programs of the Italian Army modernization. This is the second out of 5 videos covering this topic. Today we start with the program called Nuova Blindo Centauro, New Centauro, also known as the Centauro 2. It is developed by SIO, Consorzio Veco Tomelara, to replace the B1 Centauro that is in service since 1992. The Centauro 2 is the only 8x8 wheeled vehicle currently available in the world to be armed with a smoothbore 120-45mm cannon. The new Centauro will be a big improvement also in protection, with a base armor called A that can be reinforced by a kit called B that is specifically created to help counter kinetic ammunitions. The Italian Army wants to acquire a total of 150 Centauro 2, currently divided in 3 versions: the 10 pre-series vehicles, the following 2.0 version that improved on some problems showed during testing. The difference between the pre-series and the 2.0 version can be seen in the video on the right upper corner. A 3.0 version will soon be created, allowing the Centauro to deploy programmable ammunition, probably the DM11 multipurpose hit FS tested recently. The pre-series version will be delivered to the Italian Army once upgraded to the 2.0 standard. Moving on to the Freccia, as many of you will know, this FAV is the chosen vehicle to arm the medium forces of the Italian Army due to its wide variety of variants: combat, anti-tank, mortar carrier, etc., etc., its mobility, protection and network capabilities. The first phase of delivery saw the introduction of 249 Freccia, while the second phase will introduce 381 machines divided in 221 vehicles in combat, anti-tank and mortar carrier versions, 40 recovery and 120 scout versions. Two new versions are currently undertaking homologation testing. The first, called the VBM Nucleo Tattico, armed with the usual 25mm turret, but with additional command and control consoles on the back. The second is called VBM Nucleo Comando, armed only with a Itrol Light 12.7mm remote machine gun. This version will work as a command post on the move. The Army was also interested in the introduction of the VBM Plus, also called Freccia Evo. But after a cost-benefit study, the Army preferred to move on a mid-life update program for the current Freccia. Some of the advancements brought by the Freccia Evo will be used for the Freccia MLU, while some others will be scrapped. Thanks to a less modified program, the Italian Army will be ready to introduce the Freccia MLU already by 2024. Ciao a tutti, oggi parleremo dei principali programmi di ammodernamento dell'esercito italiano. Questo è il secondo di 5 video che copriranno questo argomento. Oggi cominciamo con il programma per la nuova Blindo Centauro, chiamata anche Centauro 2, sviluppata dal consorzio Iveco Tomelara, CIO, per sostituire il B1 Centauro che è entrato in servizio sin dal 1992. Il Centauro 2 è l'unico veicolo ruotato 8x8 attualmente disponibile al mondo, armato con un cannone ad anima liscia da 120-45mm. La nuova Centauro è un grosso passo in avanti anche nel campo della protezione, con un kit basico chiamato A, che può essere rinforzato da un secondo kit chiamato B, creato appositamente per la protezione da munizioni cinetiche. L'esercito italiano vuole un totale di 150 Centauro 2, attualmente divise in 3 versioni. I primi 10 veicoli di preserie, seguiti da una versione 2.0 che migliora alcuni problemi mostrati durante i test. Le differenze tra la preserie e la 2.0 possono essere viste nel mio video nell'angolo in alto a destra. L'ultima versione, chiamata 3.0, sarà presto disponibile. Quest'ultima permetterà al Centauro di utilizzare munizioni programmabili, probabilmente la DM11 HIT FS, multiruolo testato recentemente.
I veicoli di preserie saranno aggiornati allo standard 2.0 prima di essere consegnati all'esercito. Spostandoci al Freccia, come molti di voi sapranno, questo è il veicolo scelto per armare le forze medie. Questo grazie alle molte versioni, combat, anti-tank, portamortaio, eccetera eccetera, la sua mobilità, protezioni e capacità NEC. La prima fase di consegna ha visto l'introduzione di 249 Freccia, mentre la seconda fase vedrà 381 unità divise in 221 in versione combat, anti-tank e portamortaio, 40 in versione recupero e 120 in versione scout. Due nuove versioni sono in fase di omologazione. La prima chiamata VBM Nucleo Tattico, armata con la classica torretta da 25 mm, ma con aggiuntive console di comando nel retro. La seconda chiamata VBM Nucleo Comando, armata con una sola mitragliatrice remota E-Troll Lite da 12.7 mm. Questa versione fungerà da posto di comando mobile. L'esercito era anche interessato all'introduzione del VBM Plus, chiamato anche Freccia Evo. Ma dopo un attento studio di costi-benefici, l'esercito ha preferito muoversi verso un programma di ammodernamento di mezza vita dell'attuale Freccia. Alcuni dei miglioramenti portati dal Freccia Evo saranno ancora usati sul Freccia AMV, mentre altri miglioramenti saranno invece abbandonati. Grazie ad un programma meno corposo di modifiche, l'esercito italiano pensa di poter introdurre il Freccia MLU già dal 2024.